Le premesse c'erano tutte, quindi la scoperta di questa settimana non ci stupisce affatto. Eccole le foto che l'Obiettivo Indiscreto di Novella 2000, diretta da Candida Morvillo, ha mandato oggi in edicola. Stefano Bettarini e Samantha Togni a cena insieme. Cominciano a circolare delle strane voci, sai, siti, internet, gossip, eccetera. Tu sei un bell'uomo. Computer, Samantha è una bella donna. Non li dovete guardare, perché dicono che internet è il diavolo, eh. Non lo guardate internet, non lo guardate. Insomma, allora ci smentisci queste voci che girano? Di cosa? Di te che stai creando una complicità con Samantha. Ma la complicità ci deve essere, perché dobbiamo essere tutt'uno. Cioè la coppia trasmette quando veramente c'ha questa unità di tutto. Bisogna avere veramente, vivere in simbiosi quasi. Però ora, insomma, tra qui e dire che nasca una storia, insomma, è presto, credo, no? Se perdo te, cosa farò? Insomma, Stefano, a domanda diretta, ha cercato in tutti i modi di sviarci. Però, frequentando assiduamente il dietro le quinte di Ballando con le Stelle, le situazioni e la reciproca simpatia tra Stefano e Samantha era evidente prima ancora che lo show più seguito del sabato sera cominciasse. Che vuoi che ti dica? Ovvio che devo dire di sì. Ti stai preparando bene, ma... C'è la ballerina e tra un po' si sdraia, se me la gioco è finita. Si sdraia in che senso? Che è caduta, sta cadendo, ma... Infatti, vedi, prontamente il tuo collega sta riprendendo la scena. È caduta, non si... Sta con un tronchetto, è diventata un tronchetto anche lei. Sami. Sono molto contenta e penso che insieme faremo comunque delle belle performance. Quando si dice una dichiarazione di intenti. Dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà. Samantha è molto brava, sono molto contento di lei, mi sa spronare, mi sa dire le cose nel modo giusto. E mi mancava il terreno quando si è tormentata sul mio seno. Vorrei essere accattivante, cosa che invece la mia ballerina ha detto che non sono. Gloria, anche tu nell'aria. Chi ci crede che non ti guardo? Ma dai, non mi guardi. Ma sta buono. Mi sono innamorato di te. E a forza di guardarla, una bellezza come Samantha Togni rischia di intrappolare anche il più recalcitrante degli uomini. La volontà e la voglia di iniziare c'è sempre, però manca la persona. Sei bellissima! Lei è riuscito così ad avvolgerlo, a catturarlo, insomma, nel ballo, chissà se solo in quello. Parlava a ragion veduta il direttore di Novella 2000. Lei le foto della cena galeotta le aveva già viste. Baby, don't you know I love you so. Penso che questa trasmissione non ha bisogno di queste cose. Una coppia di belli fa sognare, no? È chiaro che la gente poi dice, pensa che bella coppia sarebbe. Sì, ma farebbe più sognare il principe con la titova, no? Il principe è sposato, è un altro discorso. Vabbè, anche la titova sta con... Quindi... Voi siete liberi e belli. Ma guarda, io ti dico che con Samantha c'è questo odio-amore che ci vuole. Come abbiamo già detto, noi nel gioco di sguardi tra Stefano e Samantha l'odio non ce lo vediamo proprio. Per il resto, giudicate voi.